Devo uscire da questa cazzo di casa, guarda. Io Fucking cerco di farlo da anni, ma tu hai preferito fare questo anziché spostare un pianoforte. Vedi te chi è il più coglione. Io tu. Potresti spostare il pianoforte, semplicemente. Te ne vai a fare in culo, a trombare magari. Hai 16 anni, hai tutta, cioè, discoteche, no? Puoi fare Bardo tutto, ma mio, invece no, grazie andiamo a del casa dei follow. nonni. Cazzo se ne fregano di trombare. Allora, questo orologio continua a muoversi per i cazzi suoi. Noi abbiamo il piede di porco, dobbiamo vedere cosa c'è sopra in cantina. Quella pala, a momenti la poso, non serve un cazzo in teoria. Almeno per adesso. Poi la poso e ci serve, sicuro. Apriamo qua, prendi il piede di porco. Lo so, Bobby, dai, sono stupido fino a un certo punto, dai. Cosa abbiamo trovato, buon uomo? Se trovi questo, non ascoltare. Cosa faremo noi? L'ascolteremo. Cos'è, un porno? Sto perdendo la testa. È la nonna. Posso fidarmi di nessuno, almeno di Albert. Albert. Se stai ascoltando questo, dimmi. Blue Knees è reale. La scritta che c'era nel cesso. So di non essere malata, lì ho i miei dubbi. So che non mi resta molto. Quella cazzo di cosa? Ma cosa? Posso sentirla respirare proprio dentro di me, ma lei è malata, non. Cantando quella fottuta canzone. Non faccia così, nonna, passerà! Ah, vero, è morta. Blue Knees è dietro e la troverà. Era davvero malata. Bravo, Luca! Tu sì che sei diverso da Ethan! È dietro e troverà. Blue Knees è dietro. Cos'è? Non troverò un cazzo. Qua era Blue Knees. Dove è scritto questa canzone? Solo per te. È scritto qua, porca puttana. Ti prego, nonna. E tu, ehi, c'è che sei sta lì. Il disegno della sedia rituale all'inizio, tu dici? Vediamo come cazzo si apre sta porta, movimenti strani. Vai, vai, riandiamo qua, dici? Sì, devo andare di lì, grazie, brother. Grazie, grazie. Vedo delle statue che prima non c'erano e una chiave di merda. Sì, da dove vengono questi? Niente, ti escono dal culo quando non te ne accorgi. Ma qua posso interagirci, non mi dirò che devo sacrificare quattro cose tipo un teschio? Il teschio di Madison, una cosa cara potrebbe essere l'anello. No, devo fare un rituale praticamente. È un'altra cosa cara, cosa può essere? Il mio quaderno, la palla, il martello. È carissimo il martello, mi ha aiutato tantissimo. Prima dovrei aprirlo, secondo me dentro quella scatola. Esatto, l'anello. E qua allora, intanto quella serratura qua apriva questa. E in teoria possiamo passare qua dentro. Non vedo l'ora. Che bello. Madison, dammi un bacio. Dove cazzo sei, che stanza di merda? Questo viene dalla. Cos'è? Dalla nonna, non ho letto. 15 giugno 1972. Odio quando Albert passa la notte a lavorare. Quando fa buio è come se il mondo si capovolgesse. Ci sono scricchiolii intorno a tutta la casa. Voodoo, non rompere i coglioni. Dai, Vodò, penso che la luce ci protegga. E non c'è la lampadina. Io sono quello operaio dell'Enel. Sono venuto qui apposta. Molesto 92 CIRDX5. C'era anche un libro sulla sedia. Perché sono un cieco di merda? Scusa. Rituale di scambio di corpi.
I need to put an end to this. Allora, in teoria sto rituale ci sono due corpi legati da una cosa preziosa, in teoria il male su un oggetto prezioso, vengono smembrati e assemblati in un corpo solo per poi fare l'hashish. Andiamo avanti. Le cesoie per il cesso. Perfetto, cos'è? Qua per esempio, tagliati la mano, dai, tagliati la mano. Minchia, warning. Cazzo c'entra warning con tutto questo? Ok, e adesso che tutto funziona, cosa devo fare? Apro la scatola. Top number one. Apro la scatola. Magari trovo un altro oggetto prezioso. Cosa c'è dentro? Dubito che era preziosissima. Interagisci. Queste sono, devono essere le vittime di Madison. Non si vede un cazzo. Vedo dei piedi. Che schifo. Se la prendono le vittime. Ai due corpi sarebbero le vittime. In questo caso. Ma scusa, io avevo anche... Allora la mia scatola la posso mettere pure? Io avevo l'altra scatola con altre immagini. Non credo che ci sia. Raga, hai i suoni così fatti bene a destra e a sinistra. Mi sono girato io, non pensavo che erano nel gioco. Vaffanculo, mi sono cacato, raga. Porca puttana. Perché bussate? Avanti. Vabbè, in effetti siamo al cesso, quindi si bussa. Apri. Sta cazzo cachi. Cos'è sto coso? Perdonami, aspetta un attimo. Quante volte te lo devo dire? Non c'è nessuno in questa casa. Perdonami. Perdonami, perché è chiuso? Come sono tutte stronzate? Entrate la vasca da bagno, fate il bagno. Ma cosa cazzo è? Non c'è nessuno qui, non esiste e non è reale. Porca puttana, quando bussano mi giro. Chi è? Chi è qua? Chi c'è qua con me? Sei malata, per l'amor di Dio. Non sono malata. Questo è Albert con Filomena, in teoria. Quel libro non ha niente a che fare con la tua malattia. Vorrei che la smettessi di comportarti come un bambino. Smettila di nascondere le nostre cose e prendi le tue maledette pillole, puttana! Pensi che sia normale? Pensi che le pupille svaniscono come polvere? Ti sto dicendo che quella cazzo di cosa, il cazzo, è la causa di tutto questo. Basta, Elizabeth. Smettila. Ti comporti come una bimba di 10 anni. Vai a letto, ma lavati di piatta. Tutto è iniziato. Tu sei malata. Se non mi credi, lascerò questo posto. Figlio di troia, va bene? Mettiamo così? Ho finito. E porto Johnny con me. Che cazzo c'entro? Io davvero sono Luca, me ne sto fottendo. Portatevi anche Johnny. Questo è davvero troppo. Sei paranoica. Sei bottana, Eli. La colpa di Jackson. Sono le 4 del mattino, Elizabeth. Torna a letto. Senti, io me ne sto fottendo delle vostre discussioni. Posso uscire da qua? C'è qualcuno chiuso nel cesso, se non ve ne siete accorti. Ti ritroverai tutto da solo. Solo tu e i tuoi stupidi orologi del cazzo. Ah, sono i suoi gli orologi. Tutto risolto, Elizabeth. No, 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 no. No, 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 aprire. Maria, che brutto sti suoni di merda. Maria, come sono fatti benissimo, raga, sono fatti. Apri, apri, ti prego, vattene. Vattene. Perché bussano? Che non c'è nessuno. Cosa c'è di strautile? Godzilla? Ah, va, per un collezionabile tutto questo. Però, perché mi batte il cuore così? Ma io mi posso sbagliare, raga. Ma ora che sto facendo mente locale, mi sa che i suoni della porta. Questo sto cuore da Discord che viene, dai. Bastardi, avete fatto anche il suono dei passi, allora. Infatti era troppo strano.
Era troppo stare nel suono dei passi, raga, troppo realistico. Ecco qua, la cassetta del sole, che in teoria la cassetta del sole rappresenta i due corpi. Cosa devo fare? Perdonami. Devo trovare le quattro cifre per aprire questa porta. Come le trovo le quattro cifre? Perdona. Non è che sono la foto del nonno, il 1600, 1968, può essere la data. Cornuto sul muro. In effetti, guarda. Oh! Non c'era prima. Devo sottolinearti quanto siano pericolosi questi demoni, ma vero? Ho assistito ad alcuni esorcismi nella mia vita. Non sono vivi e questo li rende più forti di noi. Ci ho fatto 26 foto comunque a sta statua. Si nutrono di quello, eh? Gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds until they find what they were looking for. Quella donna è collegata con la telecamera? They are beyond everything we know. John, I implore you. Imploro, cerca aiuto. I'll investigate that woman. Dove lo devo cercare l'aiuto? Perdonami. Farò sentire. Ciao. Tieni tutte queste informazioni lontane da tuo figlio. Sbarazzati di quella telecamera non appena ricevi questo messaggio, per favore. Fatti attenzione, se tuo figlio ha già avuto contatto con questa entità. In pericolo. Chanel, what have I done? Non ci ho pensato. Devo trovare un modo per porre fine a tutto questo. Hai le cesoie, tagliati il cazzo. Subito dopo con il martello. Decorna. Finisce tutto. My body burns. Horns? Corna. Warpon decorna. Bravo, vedi che hai colto il punto, bro. L'ha capito. L'ha capito. Think I've seen something like this. Credo di aver visto qualcosa del genere in casa. Guarda, figlio di puttana. Guarda dov'è quello che vedi. Ah, puttana. Cosa ho fotografato? Tale. Guarda che è la combinazione. Guarda che è la combinazione. 3. Ok. I don't know what this could Non mean. so cosa possa significare. È una lampadina, coglione. There's a red light. C'è una luce rossa, ma era tutto buio. Everything Lo was dark. so! Lo so! Luce rossa che ho visto qua. Quale altra è una luce rossa oltre a questa? Non me ne ricordo altre. Ti prego, non vedo niente, ti prego. Ma. Voodoo 407 Cirdix 5. Hai qualcosa che cola dal muro? She's playing with my mind. There is no fucking escape. Ma scusa. Ma pare Justin Bieber. Bado mio, grazie Grazie del del follow. follow, brother. Il rituale di stregoneria come indicato dalle prove trovate sulla scena. Maria, raga, sto gioco è veramente fenomenale. La fine del mondo. Porca puttana, è una merda, raga. È una merda sto gioco. Non vorrei dire, ma il cornuto si è spostato. L'ho capito, io, va bene. Non ci sono numeri su questo piano, no? Sai cosa ho detto? Sono dei buchi sulle mura. Seconda vittima era sua madre di 71 anni. Ha amputato entrambe le gambe quando era ancora viva. Ma tuo padre, ma vai a fare in culo, va.
mi pare che c'era pure Molesto una 92 CDX 5. Scassa il muro col martello e leggi la chat. Dando. La donna è morta a causa della grossa perdita di sangue. Il tuo padre è un... una donna mia. Non mi ci abituerò mai. No. Guarda che si è incastrata l'ascensore, buon uomo. Non è ancora chiaro cosa facessero di rito e cosa stesse seguendo. Ah, ok, qua devo risalire, velo. Sali al primo piano, figlio di puttana, veloce. C'è un collezionabile mentre saliamo, voglio riuscire a prenderlo, se è possibile. È per il secondo piano. Allora, la prima vittima ha 75 anni. Questo non può essere che non abbiamo una data. 1075 anni, 1090, non può essere lui. 1915, 1970, non può essere lui. Allora è lui, non si sa chi è. Presumo di sì. La prima è lui. Seconda. La seconda quanti anni aveva? 71. Ok. Penso, perché... Ma vedi che ora non compare più? Li ho fatti in teoria. Devo andare al quinto. Perché mi sta dicendo la voce che mi dà al quinto. Ci sto capendo un cazzo, raga, ma se lo faccio sono veramente un uomo rinato. Tuo padre. No, non l'ho preso il collezionabile, vaffanculo. Mamma mia. E ora? Bardo mio, grazie del follow. Sei. 3, 6, abbiamo due numeri e una chiave che spero che apra gli orologi. Non ho un riflesso. Vabbè, me ne sto andando, se ne vada. Devo attivare l'elettricità, tra l'altro, raga. Ok, qui ho finito. Qui non si vede un cazzo, la musica non funziona, questa porta non si apre. Riaccendi la corrente per... Non c'è bisogno di staccare la corrente adesso. Bravo. E adesso vediamo se quella chiave apre quei cazzo di cose. Io me lo auguro, raga. Perché se no è finita. Non apre queste cose, ma si è spostata una sedia. Sulle mani signori, dai che ce la facciamo, apri sta porta di merda. Ma dove cazzo sono? Vabbè, mi era malato di orologio. Dio mio. My body. Cosa sta succedendo? Ho spostato la sedia per fare... Quella cosa si sta nutrendo di me, guarda, vai a fare in culo. Vai a fare in culo. TikTok, ah, la live su TikTok, me la sono dimenticata, vaffanculo. Io vi saluto signori, ci vediamo domani, buonanotte a tutti, bella mia.